Noi adesso voltiamo pagina sì. e parliamo di una bella iniziativa, Molto. un'iniziativa di solidarietà che tra l'altro sarà presentata proprio questa mattina in una conferenza stampa e noi anticipiamo insomma un po' la cosa. Proprio così, perché è una bella iniziativa pensata da tre sorelle che sono le ideatrici di un marchio di gioielli, Marlù Gioielli, che spero di non sbagliare dicendo che è un brand nato a San Marino, ma che è legato a doppio filo con una esperienza molto bella del Riminese, ne abbiamo parlato tante volte, che sono i volontari della Prima Coccola, cioè i volontari che vivono, insomma, cercano di dare una mano, di aiutare i piccoli e le famiglie del reparto di terapia intensiva neonatale dello ospedale Infermi di Rimini. Noi di questo bel progetto, voi direte come si uniscono le due cose? Lo scopriamo subito perché con noi c'è in collegamento una delle tre sorelle che ha dato origine a questo brand. Diamo il buongiorno a Marta Fabbri. Ciao Marta, buongiorno. Buongiorno a tutti. Marta, raccontaci un po', insomma, come voi che siete delle artiste, delle creative, insomma, e avete fatto dei bellissimi gioielli nella vostra storia aziendale, insomma, sono tanti anni che lavorate, siete entrati in contatto con la Prima Coccola. Che cosa è successo? Beh, il progetto nasce da una mia esperienza personale, perché 2 anni fa ho vissuto un momento difficile durante la nascita di mio figlio e ho vissuto 25 giorni all'interno del reparto di neonatologia di Rimini. È un'esperienza che mi ha un'esperienza difficile, ma nello stesso tempo un'esperienza meravigliosa, perché all'interno di questo reparto ho conosciuto delle persone fantastiche, i medici, gli infermieri e anche i volontari della Prima Coccola. Quindi ho iniziato subito a pensare a come potermi rendere utile, perché apparentemente da una situazione che a tutti può sembrare da fuori brutta, orribile, e in realtà questa per me si è rivelata un'esperienza veramente importante che mi ha arricchito. Quindi ho pensato a come potermi, a come noi, a come io potevo in qualche modo essere utile. Ho coinvolto le mie sorelle in un progetto, e questo progetto è realizzare un ciondolo con i loghi dell'associazione e inserirlo in una delle nostre collezioni di punta. È una collezione che parla di famiglia, quindi perfettamente in tema. E la collezione è nel mio cuore e sono stati realizzati 2 ciondoli con il simbolo della famiglia e il simbolo dei calzini. In un primo momento sono stati donati 400 ciondoli e 200 bracciali all'associazione, che li ha venduti, e però da gennaio i ciondoli entreranno ufficialmente nel catalogo della Marlù Gioielli e verranno venduti in tutta Italia negli store, e il 20% del ricavato ogni anno andrà al reparto e all'associazione. Ecco, la cosa bella infatti, Marta, è anche questa, cioè non solo un'azione che è tutta, sarebbe assolutamente meritevole, no, di un'occasione in cui si fa una cosa in relazione ad un'associazione come in questo caso la Prima Coccola, ma la scelta che il vostro aiuto, il vostro pensiero ai volontari, a quello che ogni giorno accade nel reparto di neonatologia, sia un'esperienza continuativa. Il fatto che entri nel vostro catalogo, a mio avviso, proprio segna questo. Sì, per noi è importantissima questa cosa, anche perché comunque riteniamo che quello che fanno i volontari, fanno i medici, sia veramente qualcosa di prezioso. Quindi il nostro aiuto non deve essere un aiuto che si limita con una limitazione temporale, ma vogliamo proprio creare un legame. Anche perché poi comunque quello che ti lasciano sono dei sentimenti indelebili, no? E quindi penso che sia importante fare questo per noi. E la cosa bella è che tu l'hai fatta entrare nella tua storia personale, nel senso, potevi farlo in tanti modi, aiutare la Prima Coccola, no? Anche il reparto. In realtà credo che poi tu metti a frutto insieme alle tue sorelle il vostro talento, la vostra capacità anche insomma, e quindi metti le tue mani veramente in questo progetto. Sì, perché comunque la nostra azienda è fatta
È una grande famiglia, siamo comunque tre sorelle e ho visto proprio questa cosa rispecchiarsi nel progetto che possiamo fare, proprio perché è un ciondolo che sostiene la famiglia, no? La nascita di una famiglia, quindi ho pensato che poteva essere perfetto per noi. Assolutamente. Marta, immagino ci siano tanti modi per entrare in possesso di questo ciondolo, per cui magari non so se vuoi citare almeno le realtà che ci sono vicine, anche pensando a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento, perché i nostri negozi sono un po' in tutta Italia, poi insomma anche in altri store dove siete presenti, ma qual è il modo migliore per avere questo ciondolo così particolare? Al momento o si contatta l'associazione oppure allo store Marlù Store di Riccione in Viale Dante 66, è già disponibile. Quindi insomma anche proprio facile, insomma, o tramite la prima coccola o andando a Riccione. Quindi insomma è una davvero una bella occasione, anche perché sono tanti bimbi che ogni anno vengono, io direi bimbi e le famiglie, perché lì è davvero una storia di famiglia quando si entra in quel reparto. Abbiamo avuto anche la dottoressa Ancora qualche settimana fa, che ci ha raccontato proprio di queste esperienze. E sono tanti bimbi che ogni anno entrano fragilissimi in quel reparto e escono come la forza di piccoli leoncini, e così le loro famiglie. Marta, grazie davvero per averci raccontato questo pezzo di storia. Grazie a voi. Buona giornata. Buona giornata.